Siamo qua in compagnia di Cesare Cavalieri, che è il direttore sportivo della Salusturate. Allora, Cesare, ti chiedo innanzitutto un commento sulla prima parte di campionato della squadra allenata da Danilo Spada, che in seconda categoria sta lottando per cercare di salire in prima categoria. Siete contenti? Insomma, come giudichi questa prima parte di campionato? Ma secondo me quest'anno stiamo facendo abbastanza bene il girone di andata. Quando sono arrivato a luglio e ho portato circa una decina di giocatori. Siamo primi in classifica, è un girone abbastanza competitivo e in più abbiamo passato il primo turno in Coppa Siete avanti in e Coppa. dovremmo fare le finali adesso che cominciano a marzo. Abbiamo un mister che secondo me è bravo, nel senso anche bravo a fare gruppo con i ragazzi. Stiamo lavorando bene, cioè la società è molto entusiasta, noi crediamo, e poi anche per la piazza, essendo il Turate Una una piazza società importante. blasonata, eccetera, eccetera, io penso che secondo me ci proviamo, sia in Coppa, che sa benissimo È anche lei che una doppia è una strada. doppia strada che si può fare. Il resto, fino adesso va tutto bene. È un obiettivo dichiarato, diciamo, la prima categoria, più o meno Sì, dichiarato. adesso come adesso, sì, abbiamo queste quattro partite alla nostra portata, se riusciamo a fare il risultato pieno su queste, possiamo già fargli un pensierino, secondo E per quanto riguarda invece la formazione juniores, cosa si può dire? Come è andata fino adesso? Juniores provinciale, ricordiamo. L'Uniores Provinciale è un Uniores, l'abbiamo messa lì un po' così, ci siamo fidati un po' anche di Dentici, che era il primo allenatore che c'era, ho voluto Che poi è andato portare, via. che ha portato lui dei giocatori. Che io ero un po' contrario perché giocatori del 99, 6 o 7 non servono a niente, cioè dobbiamo puntare sui giovani. Adesso volevamo fare un discorso prendendo i 2002 che abbiamo dentro dei giocatori abbastanza qualitativi, con qualche 2001 importante che sto già vedendo, per metterli in una squadra competitiva. E lei è un, voglio dire, viene dal Saronno nelle ultime stagioni, però ha conosciuto anche, voglio dire, personaggi importanti dello sport, del calcio qua a Como, come Mino Favini, Nazareno Sì, Tosetti. Ci Tosetti. può raccontare, che poi hanno fatto scoprire anche dei giocatori che possono diventare giocatori importanti, ci può raccontare qualche aneddoto? Sì, io riconosco Favini perché io quando giocavo qua a Como e mi aveva visto un osservatore, mi aveva portato a Monza e ho giocato a Monza per diversi anni. Favini lo conosco molto bene, secondo me è un, diciamo che quando poi è andato con l'Atalanta che ha fatto, diciamo, il boom, è uno che di calcio, se tu gli facevi vedere 10 giocatori, ne sbagliava due, a otto ti dicevano questo diventa calciatore, questo è un bravo ragazzo, questo arriverà a fare professionista. Ce n'è qualcuno in particolare che mi ha riconosciuto tra quelli che non hanno scoperto? Ma io Notari Stefano l'ho scoperto io, un ragazzo umile, di una famiglia che papà aveva cinque fratelli, facevano molto fatica e con un grande sacrificio. È riuscito ad arrivare dove è arrivato. Purtroppo ha avuto questo grave incidente che È voi stato un po' sapete, sfortunato. che si era fatto male, che era già in trattativa con la Juventus, però La sua bella giustamente carriera comunque l'ha l'ha fatta. fatta. Poi è andato a Bologna, è andato a Lecce, adesso ha fatto il mister, ha fatto Alessandria, ha fatto Carpi, ha allenato, E adesso in Cina. adesso è in Cina, io per l'amor di Dio per me è come se fosse un figlio. Ci sentiamo ogni 15 giorni e sono contento per quello che ha fatto. Va bene, allora, in bocca al lupo anche alla prima squadra e alla formazione juniores della Salusturate. Ringraziamo Cesare Cavalieri, direttore sportivo. Grazie a voi.